Sì, diciamo era impossibile fare peggio della partita scorsa, quindi stiamo andando in crescendo, la direzione è quella giusta, il lavoro di questa settimana è stato tanto e ci siamo tanto focalizzate su di noi e penso che questa sia stata una delle chiavi di lettura positive per questa partita. Primo set male, poi però la squadra è cresciuta costantemente nel corso della partita. Ci sono quindi indicazioni positive, no? Perché comunque affrontavate veramente una biga di questo campionato. Sì, esatto, la partenza non è stata proprio delle migliori e devo dire che siamo state brave a riprenderci perché appunto stiamo lavorando tanto soprattutto sul nostro gioco e al di là appunto dell'avversario cerchiamo di fare bene innanzitutto prima nella nostra metà campo, poi siamo state brave sia a metterle in difficoltà sia a sfruttare i momenti in cui loro erano già in difficoltà per conto loro. Quindi insomma è una sconfitta che lascia comunque segnali incoraggianti da parte vostra di crescita rispetto alle altre partite contro squadre di questo livello. Sì, devo dire che probabilmente potrebbe essere una delle nostre migliori prestazioni fino ad oggi, perché comunque l'avversario era di livello, soprattutto di prima fascia. Quindi siamo state brave, un po' di rammarico c'è perché non si sono espresse loro, ma molte volte l'abbiamo abbandonato noi il set. Quindi magari a qualche rammarico su qualche pallone verso il finale, però diciamo che i segnali sono molto positivi. Hanno adesso due trasferte di fila importanti perché dovrete provare a muovere la classifica e a fare punti. Esatto, abbiamo due trasferte molto importanti e devo dire che però la partita di oggi secondo me è un grandissimo spunto per poter provare a fare qualcosa di meglio perché ci siamo lasciate un po' di punti per strada ed è importante concretizzare soprattutto tutto il lavoro, quindi proprio per noi e soprattutto anche un po' per gratificare la società che ci ha permesso di lavorare in queste condizioni così serene.